Benvenuti a una nuova puntata di Psico Podcast. Oggi intervisteremo Enrico, un giovane youtuber dalla provincia di Padova, che ci parlerà di The Weekly Debate, il suo canale YouTube. Enrico ci racconterà come il suo progetto è nato e ha preso forma attraverso un excursus di quelle che sono le sue passioni, che ben si ritrovano negli episodi presenti nel suo canale, fino ad arrivare a quelli che sono i suoi progetti per il futuro. Ci parlerà inoltre di come avviene la scelta dei temi e la creazione vera e propria degli approfondimenti che tratta nei suoi episodi, nonché di come funziona l'informazione nel mondo di YouTube. Detto questo, non posso che lasciare la parola a Enrico. Buon ascolto! Bene, abbiamo con noi Enrico, youtuber, nuovo youtuber che sta cercando di parlare di argomenti molto interessanti in una lingua però che non è la lingua nativa, cioè l'italiano, e lo sta facendo in inglese. Enrico lo abbiamo in collegamento telefonico e abbiamo i nostri collaboratori Lisa Sgarbosa e Pietro Pegorer. Buonasera Enrico, youtuber di The Weekly Debate, dico giusto Enrico? Sì, esatto, The Weekly Debate. The Weekly Debate. E che cosa ci può dire del progetto The Weekly Debate e come ha deciso di iniziare questo progetto? Quale storia c'è alle spalle di questa sua iniziativa, Enrico? Sì, allora, innanzitutto l'interesse per la politica e per argomenti di attualità e in secondo luogo anche un interesse nel divulgare e condividere quelle che possono essere le mie opinioni su un determinato argomento con altre persone e per farlo ovviamente ho utilizzato i social come ad esempio YouTube. Il motivo per cui ho deciso di fare i miei video in inglese è per riuscire anche a raggiungere il maggior numero di persone possibile e anche per avere una più ampia opinione, anche più variegata rispetto a determinati temi, perché ovviamente il modo in cui io come italiano vedo determinate cose può essere molto diverso rispetto a un americano, un inglese o a una persona di un altro paese. E quindi il progetto appunto è quello di parlare, discutere di determinati argomenti e di vedere, di ascoltare, di capire quali possono essere le idee, le opinioni di altra gente in altre parti del mondo. Questo è un progetto molto ambizioso, Enrico, che lei sta cercando di mettere in atto. Quindi complimenti, insomma. Io ho dato un'occhiata a quello che è il suo canale, che ricordiamo essere The Weekly Debate, e ho dato un'occhiata sostanzialmente a quelli che sono stati gli argomenti che lei ha trattato e ho visto che il video più visto è un video di 2 mesi fa che ha a che vedere con Ricky Gervais 2020 Global. Ci vuole spiegare che cosa ha discusso all'interno, anzi che cosa ha dibattuto all'interno di questo episodio, Enrico? Sì, certo, allora Ricky Gervais è un comico di nazionalità inglese che ha presentato i Golden Globes di quest'anno e lui è famoso in particolare per essere un diciamo un po' un provocatore, di fare delle battute che però di solito punzecchiano spesso appunto il mondo di Hollywood e il mondo insomma delle celebrità, e appunto in questa edizione lui, fra le varie cose che ha detto, ha diciamo criticato in modo abbastanza diretto un po' il contesto in cui Hollywood vive. Ha detto in sostanza che le persone che erano lì presenti per ricevere appunto i premi, che non usassero il palco per parlare di questioni politiche o per insegnare qualcosa alla gente, perché non sono in posizione di farlo e perché secondo lui non sanno praticamente niente del mondo reale, e che quindi appunto prendessero il loro premio, ringraziassero il loro Dio, testuali parole, loro agente, e poi andassero a quel paese, diciamo.
ovviamente questo tipo di discorso ha generato molte reazioni molto positive da parte della gente, diciamo comune, diciamo, e quindi moltissime persone hanno elogiato Gervais per quello che ha detto. Io nel mio video, nonostante dico che comunque sono d'accordo sul fatto di non usare certi, diciamo, palcoscenici per fare, diciamo, argomenti politici o usarli come appunto palco per fare determinati discorsi, ho anche detto che secondo me il suo discorso non era esattamente coerente, perché lui dice alle celebrità che non possono dare lezioni al pubblico riguardo a niente, ma lui è un po' quello che fa, e nel suo criticare Hollywood a me ha dato come l'impressione della classica persona che dice che tutti nella stanza sono un po' brutte persone, mentre lui è quello un po' puro, un po' semplice. Anche se non l'ho detto in modo esplicito, io ho percepito questo, perché alla fine dei conti, io dico nel video, anche tu appartieni a quel mondo lì, quindi diciamo che lui poi ha menzionato anche Greta Thunberg, e io l'ho menzionata a sua volta nel dire che le critiche che Greta fa sono molto coerenti anche con il suo stile di vita. Le critiche che fa lui, secondo me, non sono molto coerenti con il suo stile di vita, perché alla fine anche lui vive comunque in un mondo di celebrità, di sfarzo, eccetera. E quello è stato il video appunto più visto, forse anche perché ho notato che comunque quando si parla di celebrità c'è una particolare attenzione della gente, ma è stato anche un video in cui, diciamo, ho ricevuto più critiche che risposte positive, e quindi diciamo che le persone erano più dalla parte sua che diciamo dalla mia, nel senso che molte persone ritengono che quello che abbia detto sia giusto e sia assolutamente, diciamo, coerente anche con quella che è la sua carriera, perché se uno poi va a vedere ogni volta che mi tiene un discorso di solito critica qualcuno, e quindi ecco. Ci sono stati diversi commenti anche all'appendice, diciamo così, di questo episodio, e mi pare di capire che siano stati tutti di persone di madrelingua inglese. Sì. Tutti di madrelingua inglese, alcuni che mi hanno criticato abbastanza, diciamo, astramente, nel senso mi hanno detto che comunque non avevo capito nulla di quello che aveva detto, che alla fine erano solo delle battute, e io ho risposto che comunque lui un discorso lo ha fatto, poi anche se lo ha detto con delle battute, ma questo non significa che le sue parole non abbiano, diciamo, un peso. Un'altra persona invece mi ha detto che, essendo io non di madrelingua inglese, probabilmente non ho ben capito lo humor degli inglesi intesi proprio come dal Regno Unito, perché lui è dal Regno Unito, e quindi lì era più un fattore, diciamo, culturale. Però io comunque ai commenti ho risposto e ho comunque ribadito quella che è la mia visione di questo, diciamo, episodio. Ecco. Io avrei una domanda da farle. Prego, Lisa. Sì, no, se vuole dire prima la sua... No, vada. Vada. Ok. Quindi Enrico, in quanto tu youtuber, come ti approcci appunto a queste critiche che ti vengono rivolte riguardo i tuoi video? La domanda era la stessa. In prima persona come... Ecco. Le fasi. Come... cioè, come ti senti al riguardo? E credo che, insomma, all'inizio, insomma, sia normale anche prendersele un po' anche sul personale, no? O comunque viversele, sì, ecco, non molto bene all'inizio soprattutto. Tu, qual è stata la tua esperienza a riguardo? Allora, sì, io con la scusa che comunque sono uno youtuber appunto da poco tempo, avevo ancora, diciamo, poche risposte. Quello è stato appunto un momento in cui ho avuto vari commenti rispetto a un solo video, e devo dire che all'inizio è stato un po' difficile vedere tutta una serie di critiche, anche perché io pensavo, di solito quando si criticano le celebrità e i politici la gente applaude sempre, di solito, perché di solito non vede di buon occhio queste categorie, e in questo caso è accaduto il contrario.
Diciamo che ovviamente quando ho iniziato questo percorso sapevo benissimo che ci sarebbero state molte critiche non solo su questi temi, ma anche in futuro quando eventualmente riuscirò ad avere un pubblico più ampio. È ovvio che nel momento in cui tu dici una tua opinione, chi non è della tua stessa opinione ti critica. Quindi io, insomma, nonostante ovviamente il momento iniziale di anche un po' di sconforto, così alla fine ho risposto comunque alle critiche in modo ovviamente assolutamente rispettoso, perché penso che gli insulti siano del tutto inutili. Certo. E quindi comunque anche questo mi ha dato modo di fare esperienza, perché mi ha messo davanti appunto alla prospettiva di ricevere delle critiche, e nonostante appunto un momento iniziale di così anche di imbarazzo, perché ho detto ma allora non ho proprio capito niente di quello che ha detto questa persona, poi alla fine sono riuscito comunque a rispondere e a comunque ribadire, a rimanere su quella che è la mia visione di questa storia. Io credo che la critica sia una manifestazione di interesse in ogni caso, o comunque una focalizzazione da parte di chi legge, che poi comporta una risposta a quello che lei ha detto. Quindi comunque anche attraverso le critiche si colpisce il segno nei confronti delle persone. Quindi che queste siano poi critiche distruttive o che siano queste critiche costruttive, chiaramente la differenza c'è. Però in ogni caso una persona che è mossa alla critica è una persona alla quale, come dire, si è in un certo senso evocato una situazione di interesse. Voi cosa pensate? Sì, sono d'accordo, perché si è toccato qualcosa che era comunque sensibile per la persona che ha fatto la critica, altrimenti l'avrebbe lasciato andare, come altre informazioni meno importanti magari. E poi quello, cioè, quello è il motto, no? Ciò che non ti distrugge ti rende più forte, quindi possono essere sempre critiche che nel momento in cui si riesce ad accogliere, si riescono ad accettare, poi ti fortificano anche proprio il carattere, come si suol dire. Io ritengo che comunque 184 visualizzazioni per un youtuber giovane che si mette a discutere in inglese, quindi una lingua che non è sua, siano comunque un discreto successo, Enrico. Non so se lei si rende conto di questa cosa. Ma infatti diciamo che sono rimasto anche sorpreso da quel video lì, perché comunque ero abituato appunto a ricevere tutto sommato una decina, una ventina, a volte si arrivava a 50 visualizzioni, e considerando che i miei video sono una ventina di fatto, quindi sono molto pochi, e alla fine ritrovarmi con più di 150-170 visualizzazioni per un solo video mi ha dato anche soddisfazione naturalmente. Quindi sì, cioè, tutto quello che porta delle persone a guardare i miei contenuti e poi a elogiare o anche a criticare, a me fa solo piacere, anche perché lo sto facendo anche per le critiche, non solo per gli elogi. Chiaramente, quindi lei è disposto ad ascoltare ciò che le persone possono dirle per migliorarsi ogni volta, insomma. Ma ci spieghi qualcosa di più in merito alla produzione tecnica del video? Cioè, io vedo che ogni video che lei pubblica ha una copertina di fatto con un template simile, però diciamo così ci sono delle immagini che lei cambia ogni volta. È tutto autoprodotto quello che lei sta facendo? Sì, è tutto prodotto da me. Io inizialmente usavo appunto come copertina una cosa molto molto semplice, cioè uno sfondo blu, una scritta bianca e basta, non c'era la mia faccia, non c'era niente, anche perché ero convinto, e questo dimostra secondo me che chiunque voglia intraprendere questa strada deve un attimo, come dire, studiare un attimo prima per capire quali sono le migliori strategie per anche attirare le persone a guardare i tuoi contenuti, perché io pensavo che bastasse il contenuto, ma in realtà anche la copertina gioca un ruolo fondamentale. E alla fine ho imparato, ho usato un programma che si chiama Canva, che è gratuito, e ci sono tutta una serie di possibilità di creare appunto copertine di ogni genere, non solo per YouTube ma anche per chi gestisce una pagina Facebook, chi gestisce una pagina Instagram, insomma ci sono molte possibilità. E con questo programma ho iniziato ad elaborare appunto delle copertine, diciamo delle grafiche
che potessero catturare di più l'attenzione. Quindi io ogni volta il modello è sempre lo stesso, però io poi provvedo a cambiare il titolo, a cambiare le immagini, a cambiare la mia immagine della mia faccia, perché ogni volta metto una faccia nuova, e quindi lo utilizzo anche per catturare un po' l'attenzione. Potrei fare una domanda? Farti una domanda, Enrico. Volevo chiederti, rispetto agli argomenti che tratti, da dove prendi le tue fonti? Cioè, come fai a riconoscere sì le fonti più attendibili, quelle che tu ritieni più attendibili, ecco? Sì, certo, naturalmente, nonostante ci siano molte persone che ritengono, per esempio, che i giornali sono destinati a morire, oggi soprattutto con i social e cose di questo genere, io in realtà attingo tutte le mie fonti dai giornali. Visto che tratto comunque di tematiche spesso che non riguardano l'Italia in prima persona, ma riguardano faccende di altri paesi, che ne sono l'America di Trump o l'Inghilterra di Johnson o questioni di questo genere, leggo principalmente giornali inglesi e americani, soprattutto giornali inglesi, perché li trovo più affidabili. Quindi ovviamente una volta che ho letto, ho trovato l'informazione, vado a verificarla, vado a leggere anche altri quotidiani, vado a vedere se quell'informazione è poi veritiera, e una volta che è stata confermata la inserisco. E quindi tutte le mie informazioni le ricavo dai giornali. Questo mi sembra una domanda anche per Pietro, rispetto alla possibilità di verificare le informazioni, Pietro, no? Credo che questo sia un passaggio fondamentale. Sì, è fondamentale, perché mi stavo giustamente domandando se la fonte che consideri di più, diciamo, sono solamente i giornali, o per esempio per alcuni tuoi video, come quello per esempio che ho visto hai fatto, molto interessante, sulla psicosi da coronavirus, e ti basi anche su altre fonti un po' più magari scientifiche, oltre al giornale quotidiano italiano oppure inglese, che può essere. Sì, certo, ovviamente poi vado a vedere le varie dichiarazioni, anche in quel caso, ad esempio per quel video lì poi c'era anche una gran parte di di autoricerca di informazioni, perché per dire anche la questione del fatto che la gente collega il coronavirus a un film, al film Contagion, quella l'ho trovata, per dire, casualmente leggendo un giornale su delle curiosità, e vado a cercare direttamente su Google. Le informazioni scientifiche spesso le trovo sempre sui giornali, a volte capita che se ad esempio voglio avere una visione più ampia, metto il nome dello scienziato in questo caso, o magari una sua dichiarazione che trovo nel giornale, e provo a cercare altre informazioni usando Google. E a volte mi è capitato di leggere anche alcune ricerche, alcuni PDF, ovviamente alcuni erano molto corti, altri erano molto lunghi, andavo a leggere solo le parti che mi interessavano. E questo anche per non solo per questioni scientifiche mediche, ma anche per questioni economiche, per questioni anche sociali, quindi di solito le informazioni le trovo sempre sui giornali, e poi vado eventualmente per avere un più ampio raggio, uso anche Google e vado a cercarmi magari delle pubblicazioni, delle interviste rilasciate, cose di questo genere. Allora, una domanda ce l'ho io in questo momento, ed è questa. Secondo quale struttura lei porta avanti i suoi dibattiti? Cioè, che cosa vuole portare alla luce, in fin dei conti, con i dibattiti che lei di fatto va a costruire ogni volta? Allora, una prima cosa è cercare di far capire un determinato argomento, quindi ovviamente spiegarlo. Ovviamente diciamo che l'obiettivo principale non è la spiegazione, infatti di solito la spiegazione riveste una parte, diciamo, abbastanza sintetica del video, e poi in seguito alla spiegazione arrivano tutta una serie di considerazioni che in parte sono mie,
come ad esempio appunto nel video fatto là del comico inglese Ricky Gervais, lì erano alla fine considerazioni mie, oppure considerazioni fatte magari da altri, quindi prendere le varie posizioni e fare una sintesi, ma alla fine il mio, diciamo che quello che vorrei fare io è su un determinato tema spiegarlo e poi dire qual è la mia posizione. Ad esempio l'ultimo video che ho fatto è riguarda la flat tax contro la tassazione progressiva. Io ho spiegato in modo abbastanza semplice che cosa consiste l'una e l'altra e poi alla fine ho detto qual è la mia posizione e per quale motivo. Quindi questo è. Ci vuole fare una sintesi di questa di quest'ultimo video che ha fatto? Sì, in sostanza ho spiegato innanzitutto che cos'è la flat tax. E che cos'è la tassazione progressiva? La flat tax, sappiamo, è una tassazione unica, quindi un'unica aliquota per tutti i livelli di redditi. La vera flat tax, tra l'altro, non permette diciamo detrazioni o sconti, nel senso che tutte quelle flat tax che poi però mantengono anche, che ne so, le detrazioni per i farmaci, per dire, quelle non sono vere flat tax, sono alla fine sempre tassazioni progressive, perché comunque mantengono tutta una serie di possibilità che il cittadino può usare per alla fine pagare meno di quello che deve pagare. Quindi la tassa piatta vera è un'unica aliquota senza detrazioni. Che senso è utilizzata come diciamo argomento che dovrebbe ridurre l'evasione fiscale, che dovrebbe incentivare gli investimenti, perché meno tasse più basse ai ricchi e alle grandi imprese appunto incentiverebbe gli investimenti, e cose di questo genere. E poi la tassazione progressiva, che invece è quella che abbiamo qui in Italia, per dire, ma che c'è in realtà in quasi tutto il mondo, che più alto è il reddito e più aumenta anche il livello di tassazione. Questo è utilizzato appunto da quasi tutto il mondo perché è considerato una tassa più equa. E io alla fine del video mi concentro proprio su questo tema, l'equità. Cioè alla fine io dico, non è tanto una questione economica se una persona sopporta una tassa o l'altra, perché alla fine bene o male sono tutte e due sullo stesso livello, hanno tutte e due dei pro, tutte e due dei contro, quindi non è che siano una tanto meglio dell'altra. Io alla fine del video dico che secondo me ciò che fa sostenere a una persona una tassa o l'altra è quello che quella persona considera come equo, e quindi abbiamo l'equità, che per alcune persone può essere appunto più ricco sei e più devi pagare, per altri invece l'equità è trattare tutti allo stesso modo anche dal punto di vista delle tasse, e quindi non importa quanto ricco sei, non importa quanto povero sei, la tassa deve essere sempre quella. E alla fine del video io dico che secondo me, considerate anche che cosa significa equità per me, e considerando che il divario fra pochi che hanno una montagna di risorse quasi illimitata e un sacco di persone che faticano ogni giorno per avere il pane, io la mia opinione è che un'unica tassa uguale per tutti non può essere considerata equa. Interessante questo, perché poi alla fine introduce il tema che la realtà è soggettiva. Esatto. Sì. La realtà è soggettiva. In quest'ultimo video, Enrico, ho visto che lei ha inserito i sottotitoli in italiano. Come mai questo cambiamento? È un ripensamento o, diciamo così, una modalità di aiuto nei confronti anche del pubblico italiano per poterla seguire all'interno dei suoi dibattiti settimanali? Sì, allora io ho iniziato appunto con quell'ultimo video e adesso sto man mano procedendo a inserire i sottotitoli in italiano anche in tutti i video che ho già fatto e ovviamente in quelli che farò. E ovviamente l'obiettivo è quello di provare ad allargare il più possibile la quantità di persone che possono accedere ai miei contenuti. Io all'inizio non avevo intenzione di mettere i sottotitoli in italiano, però alla fine mi sono detto che, dato che sono italiano e che la lingua la conosco, tanto vale aggiungere diciamo un'opzione in più che può anche risultare utile per diciamo richiamare altre persone. Quindi alla fine l'ho fatto. Se anche così anche le persone che eventualmente non parlano inglese appunto possono vedere e capire quello che dico,
e sia anche per provare ad avere un raggio ancora più ampio di persone che possono accedere ai contenuti. Questo mi sembra un'ottima idea. Io di questo ti ringrazio, perché effettivamente mi sono trovata molto avvantaggiata dai sottotitoli in italiano, sicuramente. E posso fare un'altra domanda riguardo invece ai temi che scegli di affrontare. Da dove ti viene l'ispirazione? Cioè, appunto, sfogliando i giornali decidi di parlare di un tema, piuttosto che c'è un percorso, un piano definito sotto? Cioè, segui uno schema preciso oppure è qualcosa che decidi puntata per puntata, giorno per giorno? Allora, diciamo che la mia idea originale, quindi quella che volevo fare io, era discutere di tematiche che non fossero necessariamente collegate a quello che succede adesso, quindi anche questioni anche che non riguardano magari la politica, in realtà lo riguardano, però che non riguardano necessariamente politica o economia, tipo che ne so, il problema del bullismo, il problema delle droghe, anche se alla fine anche quelli riguardano la politica, però questa era la mia idea originale. Ovviamente alla fine ho pensato che per riuscire ad avere un pubblico devo cercare di parlare di tematiche che la gente cerca, perché essendo sconosciuto, essendo che ovviamente facendo video in inglese c'è una concorrenza enorme, perché i video in inglese sono certo su YouTube, ho detto devo cercare di portare le persone da me, e questo lo faccio ogni settimana cercando un tema che sia abbastanza attuale e appunto poi provvedo a parlare di quello. Infatti diciamo che i video in cui parlo di tematiche che riguardano appunto i giorni che trascorrono nei giorni prima del video sono di solito quelli che riescono a agganciare più gente, perché ovviamente è qualcosa che sta accadendo adesso e quindi le persone lo cercano su YouTube, trovano il mio video e lo guardano. Ad esempio il video sulla flat tax e sulla tassazione progressiva, che di fatto non c'entra con quello che succede oggi perché è un argomento a parte, quello per esempio ha avuto meno risonanza, perché ovviamente è una tematica più generale, più scollegata a quello che succede oggi. Quindi per il momento cerco di seguire il più possibile quello che accade con i temi di attualità. Certo. Finalmente sarò riuscito ad avere un pubblico che quindi mi segue indipendentemente da quello che dico, di fatto spazierò anche a tematiche appunto più scollegate dalla realtà. Allora certo, la domanda certo, potrebbe capisco. Essere è bene scrivere per gli altri, cioè per avere pubblico, o è bene scrivere o pubblicare, diciamo così, in termini generali, per divertirsi e di conseguenza ottenere pubblico? Beh, naturalmente bisogna, infatti io cerco sempre tematiche che comunque mi interessano. Infatti, per dire, la scorsa settimana che ho fatto quel video sulla flat tax, l'ho fatta proprio perché non ho trovato tematiche che succedono oggi che mi interessassero in modo particolare, oppure erano tematiche talmente ampie che perché a volte capita anche per motivi di tempo mi trovo a dover decidere se fare una tematica più semplice o più complessa, quindi in quel caso lì ho detto non c'è niente che mi interessa in questo momento, parlo di un argomento che mi interessa anche se magari è meno efficace. Quindi ovviamente io che sono stato anche fortunato fino adesso comunque a trovare sempre argomenti di attualità che comunque mi interessassero, perché se non c'è l'interesse alla fine quello che risulta è una persona che in video parla per chi lo guarda, parla così perché non ha altro da fare, e questo secondo me rischia di produrre un cattivo risultato. Quindi cerco sempre di trovare argomenti comunque che per quanto quali siano mi interessino anche. Certo. Direi che il video sulla flat tax in questo momento avrà successo attorno al mese di maggio. Ho visto che quest'anno le denunce dei redditi saranno in un certo senso rimandate a settembre-ottobre, no? È stato un anticipatore dei tempi, Enrico. Una domanda ultima io ho, ed è questa. Quanto guadagna uno youtuber oggi?
Allora, io ho dato una... è difficile un po' dirlo perché dipende molto anche dal tipo di pubblico che si ha. Ad esempio io, facendo video in inglese, quando finalmente avrò un pubblico consistente, sarà principalmente pubblico americano. Anche adesso, se guardo le mie statistiche, è 70% americano, 20% inglese, 10% italiano. Questo, se un giorno dovessi arrivare a guadagnare, è un vantaggio, perché si guadagna di più con diciamo, un pubblico estero, americano soprattutto, mentre un pubblico italiano permette di far guadagnare meno. Comunque, in linea di massima, chi riesce a guadagnare qualcosa sono più o meno 7, sui 7, mi pare che sia trovato in dollari, quindi sui 7 dollari ogni visualizzazione. Ovviamente su un video che ha la pubblicità e appunto ha l'annuncio pubblicitario. Alcuni video ne hanno due, quindi lì si raddoppia il guadagno, alcuni video non ne hanno. Altri youtuber so che guadagnano anche facendo conferenze, vengono chiamati per fare appunto ospiti di trasmissioni, quindi insomma lì stiamo parlando anche di persone comunque con il merchandising, cioè ci sono molti youtuber che producono le magliette con il logo del loro canale o felt o cose di questo genere, quindi sono tanti modi per arrivare a guadagnare. Ovviamente il modo classico è quello di utilizzare le visualizzazioni e le pubblicità basate sulle visualizzazioni, quindi quello è la modalità, diciamo. Il suo target quale sarebbe? Target di guadagno. Oddio, io diciamo che quando ho iniziato ho detto siccome nella mia testa non c'è, diciamo, l'idea di fare solo questo come lavoro, cioè di essere autosufficiente. Ovviamente so che potrebbe capitare, perché ad alcuni capita, quindi se capita ben venga, ma non c'è l'idea di essere autosufficiente solo con quello. Vedendo che comunque la situazione lavorativa è un po' quella che è, soprattutto per i giovani, ho detto se con questo riesco a portare a casa al mese 200-300 euro in più, insieme ad un altro stipendio di un altro lavoro, ben venga, quindi... Ecco, quello sarebbe il mio ideale. Poi se è di più, ben venga, se è di meno, fa niente, insomma. Pietro, potremmo fare una joint venture con The Weekly Debate, con il nostro canale, in cui nel momento in cui Enrico pubblica un video, noi anticipiamo un pochino, come se fosse una sorta di abstract, quello di ciò di cui lui andrà, diciamo così, a discutere nel corso della settimana. Cosa ne pensate? Sì, può essere un modo per, come posso dire, per conoscersi e farsi conoscere a vicenda, anche parlando comunque di cose che a volte possono anche essere congruenti, come può essere stato il video sul coronavirus, dato che anche noi abbiamo fatto qualcosina sul coronavirus, ma anche come può essere qualcosa che va al di là di questo, un tema di attualità, dato che appunto Enrico ricerca ogni settimana qualcosina che è comunque attuale, ma soprattutto, e questo volevo sottolinearlo, che è molto importante anche per la crescita del canale in sé, che gli interessa, e quindi diciamo unire così le forze e le fonti e divulgare, perché alla fine è quello che un po' facciamo entrambi. Anche perché oppure si crede. Prego. Vada. No, dicevo che oppure senza fare, cioè si potrebbe fare sia prima appunto della puntata su YouTube, ma anche dopo per proseguire la discussione. Potrebbe essere così, un po' come faceva il buon vecchio Sgarbi da Mike Buongiorno, ovviamente senza schiaffoni però, capisci? Perché non possiamo darceli in questo momento. Soprattutto in questo momento. No, potrebbe essere una buona idea, Enrico, cosa ne pensa? L'idea è quella di portare comunque dei contenuti interessanti, freschi ed innovativi, ed è un po' quello che noi cerchiamo di fare con Psico Podcast da questo punto di vista.
Noi siamo partiti da poco e stavo guardando ora le statistiche della giornata. Beh, nel giro di una settimana abbiamo 241 download su Spreaker, il che vuol dire che comunque il prodotto che stiamo facendo non è un prodotto malvagio, da questo punto di vista. E siamo partiti da una settimana. Io sono dell'idea che, conoscendo un po' il mondo dell'online, se riusciamo a fare rete, se facciamo rete, riusciamo anche ad ottenere dei risultati migliori, semplicemente perché l'unione fa la forza, insomma, e questo non l'ho scoperto io, ma è sempre stato così. Ma anche, ripeto, mi piacerebbe dare e fare in modo che la nostra piattaforma, no ragazzi, diventi un po' anche una possibilità di lancio per le persone giovani, come del resto siete tutti quanti voi, a parte il sottoscritto, che vogliono fare qualcosa di innovativo, di nuovo, in un mondo che di fatto sta cambiando, in una situazione di emergenza molto importante. Non so, quindi il futuro dei giovani. E quindi io, come dire, da questo punto di vista potrei mettermi in regia e godermi lo spettacolo. Va bene, allora arriviamo alla conclusione. Non so se Lisa ha un'altra domanda, ultima domanda, facciamo un'ultima domanda a testa e poi ringraziamo Enrico per la The Weekly Debate, ricordiamo, su YouTube, per averci raggiunto questa sera con questa intervista. Lisa. Bene, allora intanto ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto finora, anche per noi è molto utile. E niente, ti chiedo come ti è venuta l'idea di questo progetto e se ti è sempre piaciuto, diciamo, il mondo, sì, il mondo di queste piattaforme, dei social, o se un po' ci sei dovuto entrare pian pianino, un po' in avanscoperta, ecco, se ti sei subito sentito a tuo agio oppure se ci è voluto un po' per capire come funziona, eccetera. Non so se è chiaro. A me piace comunque parlare, discutere di tematiche, quindi quello è stato sicuramente un buon incentivo. Per quanto riguarda la parte puramente tecnica del fare video, diciamo che l'interesse è nato quando ho dovuto montare dei video per dei compleanni, no? Dove c'erano delle scene, delle foto, tutta una serie di cose da fare. E lì ho toccato per la prima volta con mano il montaggio, perché io fino a un anno e mezzo fa, un anno fa anche, non avevo la minima idea di come si monta un video. Quindi quello è stato sicuramente, cioè vedere che sono in grado di montare un video è stato sicuramente un aiuto. E alla fine ho detto, io vorrei parlare di determinate cose, visto che uno dei modi migliori per farlo è tramite usare i social, dato che ci sono, tanto vale usarli, e quindi da questo è partita l'idea di, appunto, di questo viaggio. Ovviamente, considerato che ho fatto una ventina di video, io già dopo 20 video vedo una differenza anche qualitativa e anche di mie abilità rispetto a quello che è appunto la parte tecnica del montaggio, ma anche la parte, diciamo, di cercare le fonti, eccetera. Quindi vedo che comunque c'è anche un miglioramento, e questo ovviamente mi sprona a fare sempre meglio, ecco. Quindi quindi ti piace l'utilizzo dei social comunque come metodo per comunicare? Ma diciamo che dei social, nel senso, intendi Facebook, Instagram, quelli in realtà no. Infatti io non sono, l'unico social che ho è YouTube, di fatto, perché sento che YouTube sia una piattaforma in cui si possa, dove quello che voglio portare io è, diciamo, è il luogo migliore dove posso metterlo, perché comunque su Facebook e su altri social è un po' diverso, insomma, anche perché appunto a me piace proprio parlare, quindi ovviamente di solito negli altri social bisogna scrivere più che altro, quindi certo, YouTube è quello che in cui mi sento io più a mio agio, in cui okay. sento
di avere anche il controllo appunto di quello che pubblico, di quello che scrivo, anche delle risposte che ho. Ecco. Vero. Ricordiamo che anche il Psicopodcast è su YouTube, e quindi invitiamo gli ascoltatori eventualmente anche a ascoltare, che ascoltano The Weekly Debate, anche a come dire, avere un ponte anche al nostro canale. Ultima domanda, Pietro, perché il tempo sta per scadere. Sì, io volevo farti una domanda, Enrico, e innanzitutto ringraziarti di questa intervista e soprattutto farti anche i complimenti per quello che è il tuo canale, perché è molto bello e sei molto bravo, e soprattutto mi piace che tu cerchi qualche argomento, sempre un argomento a settimana che ti interessa prima di tutto, e questo secondo me è molto genuino e da veramente apprezzare. Quello che volevo chiederti era, questo attualmente è un po' il tuo hobby, perché dicevi anche che un domani ti piacerebbe avere appunto un piccolo ingresso economico con questo insieme a un altro stipendio. Che cos'è che ti piacerebbe fare un domani in un futuro lavorativo? Diciamo che ovviamente seguendo anche quello che sto facendo adesso, devo dire che mi ispira molto anche la carriera del giornalista. Perché ovviamente è anche molto collegato abbastanza a quello che sto facendo adesso. Naturalmente dipende anche da quello, io adesso sono all'università, sto facendo una laurea triennale, dipende in scienze politiche, ovviamente cambia il discorso a seconda se continuerò a studiare anche per una magistrale o se proverò a fermarmi a cercare un lavoro, quindi perché poi a me piacerebbe anche eventualmente lavorare in determinate sedi governative o non governative, comunque dove ci deve essere, diciamo che la ricerca delle informazioni, la verifica delle informazioni e comunque avere un ruolo anche di comunicazione con altre persone mi piace, quindi che sia giornalista o che sia un'altra carriera, comunque in quell'ambito mi piacerebbe trovare, ecco. Bene, allora in bocca al lupo per la sua carriera di youtuber a Enrico di The Weekly Debate, ricordiamo, su YouTube. Grazie Enrico di essere intervenuto all'interno di questa trasmissione relativa a le nuove promesse youtuber in erba. Io, come dire, ci darei appuntamento non fra un anno, ma magari fra 5-6 anni. Con lei che mette, come dire, un video a settimana, e sono sicuro che i numeri saranno sicuramente superiori a quelli, assolutamente sì. Quindi Enrico, rimane valida l'idea di collaborazione. A questo punto, come a tutti i nostri ospiti, facciamo un applauso e un grazie mille. Grazie Enrico, questo era Psicopodcast e arrivederci alla prossima puntata. Buona serata. Da oggi parte il nostro laboratorio di scrittura creativa, un modo simpatico per ingannare il tempo durante la quarantena, ma anche e soprattutto un momento per se stessi che può diventare uno spunto per introspezioni e riflessioni personali. Ad ogni puntata daremo dei compiti di scrittura che, se avrete piacere, potrete condividere con noi inviandoceli via mail all'indirizzo psicopodcast@gmail.com, anche per condividere insieme quelle che sono le vostre esperienze e sentirci così più vicini. Le attività di scrittura che verranno proposte sono state gentilmente stilate e organizzate per noi da Maria Cristina Benetti. Le attività di scrittura di oggi sono due. La prima consiste nello scrivere un breve racconto che contenga queste 5 parole: musica, alberi, spillo, verde e borsa. La seconda invece è la seguente: 30 parole, non una di più. Ce la fai a scrivere un testo? Ci vediamo ai prossimi compiti di scrittura creativa. E continuando il discorso del coronavirus, bisogna lavarsi spesso le mani, evitare luoghi affollati, di rimanere a casa se si è zona rossa, tenere le mascherine e evitare luoghi affollati. E per oggi è tutto, ciao! E per chi non sta a casa?
Questo era Psico Podcast. Se vi è piaciuta la puntata, mettete un bel like, seguiteci e aiutateci a crescere su Apple Podcast, Spotify e le altre piattaforme di ascolto. E se volete contattarci, ci trovate alla pagina Facebook Psico Podcast oppure all'indirizzo email psicopodcast@gmail.com. E nella prossima puntata parleremo del teatro ai tempi del coronavirus. A presto con Psico Podcast!